Ne siamo pronti con sta quadriglia? Chiamo a tua gente in betta a facermi ciance e dama. Pronto per la promenata? Ancora promenata? Piano piano. Promenata ancora. Capo tutti quanti a me a facermi un bello fondo. L'ultimo si facesse andare. Lo secondo facesse lo stesso. Capo, lo terzo pure. O quarto anche. Qui, e spicci, dai, sentite, al buffet, che sei pure paghito, andiamo, ci mangi. Scusate, una cosa urgente, scusate, una cosa urgente. È libertà, paghi libertà, fatevi più là. Ecco, dunque, mantieni in mano, che sei roba mia, eh. Ho capito tutto da quando vi ho visto per la prima volta sulla spiaggia. È fortunato, Salvatore. Certo, è un bel giovane, ricco. E voi lo amate. Che sciocchezza. È per me come un amico, un fratello maggiore. Vieni qui dentro. Fate prego, senza complimenti. Ti piace questo? Le ragazze non vedono mai un fratello in un tipo come Salvatore. Io magari sono il tipo del fratello. Io dico invece che voi... Sì, insomma, scommetto che avete un sacco di ragazze. Io? Certo, con voi si parla bene. Come a un fratello. Voi, invece, non siete capaci di parlare con lui. Certe parole le pensate sempre. Forse anche lui le pensa. E non le dite. E aspettate. Come stasera. È tutta la sera che aspettate lui. Un appuntamento mancato è sempre triste. Io ho scritto una canzone su un immaginario appuntamento mancato. Un appuntamento alle 9, come il vostro. Me la fate sentire? Beh, io non sono un cantante. Ve la posso raccontare? Permesso, per favore. Questo fatto di servizi da solo mi sembra proprio indovinato, Giovà. Libertà ci vuole, libertà. Tu mi piaci. Hai le stesse mie tendenze di libertà. Sotto quale costellazione sei nato? A Napoli. Non ho detto dove, ho detto quale costellazione. Che sei, pesce, ariete, gemelli, che sei? Ah, un figlio unico. Capricorno? Capriche? Corno. Non credo. Ma, permesso. Ah. Giovà, in che mese sei nato? Ah, a luglio. Ah, allora sei del leone, noi avrei dovuto capirlo subito, sei leone come me. Si vede dal pasto. Come dite? Il pasto del leone? Noi parliamo delle stelle, voi nelle stelle non ci credete. E come no? È benissimo, e adesso vi indovino la vostra costellazione. È facile, sono nata in settembre, non poteva essere che così. Che è stato? Hai detto qualcosa di offensivo. Senza farla apposta, te l'assicuro che io volevo... Aspettate, una brava signorina, dovevo fare la concertista di pianoforte, suona molto bene. Peccato. Giova, io le ho detto che è nata sotto la costellazione della Vergine. Tu che vuoi da me, scusa. Senti, poso piatto. O tempo, su un anno vo passa, e quando vo passa, lo dico che? Dice, sento i cori che roba nostra. E l'ora capaneva, cambietta da strigneva, ma se cagnato non ritorna più, t'aspetti nove. Sempre all'angolo sta via, inutilmente mi consuma vita mia, che brutta malattia e sta malinconia, e se fa tardi mentre penso, ma perché tu non ti fai vedere?
aspetta nove. Son che nove non ci viene, ma come nombra io da vega innanzi a me cercando chiamando soltanto che speranze da vedere. Che brutta malattia è sta malinconia, essa fa tardi mentre pensa, ma perché tu non ti fai vedere? T'aspetti nove, son che nove non ci viene, ma come nombra io ti vedo innanzi a me cercando chiamando soltanto la speranza di vedere. Stanca di vederti di nascosto. Non dobbiamo vergognarci di niente, noi ci vogliamo bene, non è vero? Certo, ma cos'è questa agitazione? Non capisco di che cosa ti preoccupi. Lo sai cos'è agli occhi della gente una vedova con un fidanzato? Ma nessuno ha il diritto di vietarci di fare quello che... Sì, lo so, ma sono anni che si trascina questa situazione. E invece adesso potremmo essere felici davvero se tu lo volessi. Ma non possiamo pensare a sposarci. Non è ancora un anno che tuo marito è morto. E non è abbastanza. Oh, ma la questione è un'altra. Credi che non l'abbia capito? Ti sei stancato di me e non pensi che a liberarti? Ma cosa ti prende adesso? Non cominciamo con le solite scenate. Scusami, ma è perché ti voglio bene. Quante volte durante il giorno mi sorprendo a pensare intensamente ai pochi attimi di gioia che viviamo insieme. Sono così sola e in casa non ho nemmeno il conforto di una parola buona da nessuno. Ma Maruzzella ti vuol bene, no? Ma non riesce nemmeno a chiamarmi mamma. Il suo carattere è così, non lo fa certo per cattiveria. Tu la difendi, eh? Ma non è che una bambina. Già, una bambina. È una donna invece ora. Ed anche per questo vorrei che fosse domani il giorno del nostro matrimonio. Se dovesse scoprire di me e di te, credimi, morirei di vergogna. Non so perché, ma è come se mi sentissi colpevole verso di lei. Colpevole? E perché mai saresti colpevole? Credo che sia innamorata di te. Oh, di me? Ne sei gelosa? Sì, un po'. Forse è ridicolo, ma quando racconta quelle sue fantasie e sei tu l'oggetto dei suoi sogni, mi sembra quasi vero. O magari c'è veramente qualche cosa. Ma cosa ti viene in mente? È con Maruzzella. Donna Concè, se non vi dispiace l'accompagno io. No, no. Buonasera, donna Concetta, buonasera, grazie. Buonasera. Sapete perché vengono i dolori artritici alle vecchie zitelle? Oh. Me lo ha spiegato il batterista poco fa. Perché non si muovono, non camminano. Buonasera. Non avete, signorina, di vederci. Buonasera. Sera. Andiamo? Come questa. Tutto bene, mi pare, no? Ci volevano quei ragazzi a portare un poco di allegria in casa nostra. Simpatico quel Renato, non ti pare? E poi è un vero artista. Ah, sì, è molto importante essere artisti. Già, è importante, perché un artista capisce sempre prima e meglio di uno che non lo è. E dove andate a quest'ora?
Ma come, è già tutto finito? Anche di notte si fanno gli affari del cantiere adesso. E mi sono trattenuto con degli amici, ma se vuoi ritirarti accompagno io Maruzzella. Non voglio ritirarmi per niente invece. Sarete stanca, è stata una serata così faticosa per voi? E va bene, sono stanca. Arrivederci. Cosa ti salta in mente? Come ti permetti di entrare qui? È stata lunga la serata, vero? Cosa vuoi dire? E sempre a scambiarvi promesse di matrimonio siete stati. Parla piano, non voglio scandali, anzi vattene che è meglio. Sai benissimo che non puoi scacciarmi, non puoi. Parla piano, ti prego, la ragazza può sentire. No, non è ancora tornata, ora sarà con Salvatore. Tiene piedi in due staffe quello. Non dire sciocchezze, ma poi non c'è niente fra me e Salvatore. Però vi vedete quasi tutte le sere. Mi ama, o meglio come te, mi vuole. Ma anche lui non mi avrà, non temere. Che offrite in cambio? Che hai da offrirmi in cambio tu? Ma io ti voglio bene veramente. Farei qualunque cosa per te. Mi offri dell'amore. Oh, che sport. Ti ricordi quando entrai in questa casa? Ero una povera ragazza settentrionale, quasi una straniera qui. E tutti me lo fecero sentire. Ma il padrone no, fu gentile lui. Lui era solo da troppo tempo. Cercava amore e volle baciarmi, ma io ebbi il coraggio di respingerlo e allora mi sposò. Si sposò a me, una povera serva. Gli ho sacrificato 10 anni della mia vita. Non hai diritto di parlare così. Don Antonio era un bravo uomo, siamo noi piuttosto. Noi ci siamo difesi, io mi sono difesa, capisci? Voleva togliermi tutto. Non è vero, tu... Io cosa? Sei nato servo. Per un suo sorriso, un suo elogio avresti strisciato come un cane che si accuccia e le calamano che lo ha picchiato. Con me vuoi abbaiare, mostrare i denti? Non mi fai paura, mi fai ridere. Ridi, ridi. Dimentichi che il testamento, quello vero, quello ultimo, ce l'ho io e posso rovinarti. Se lo avessi dimenticato ti avrei cacciato a calci stasera. Provaci, avanti, provaci a scacciarmi. Quel testamento è l'unica tua risorsa. Ti permette di fare un po' di soldi, di vivere bene, sperare. Se lo fai vedere a qualcuno, puoi fare del male a me e a te, è vero. Ma poi, cosa ti rimarrebbe? Niente, saresti un povero uomo e basta. E adesso via, su, vattene. Non fa niente se stasera non sei venuto alla festa, ti ho perdonato. Grazie. Ma io non ti capisco. Dimmi una cosa, senti, io ti piaccio. Certo. E un giorno diventerai anche una bella donna. Un giorno quando? Presto. Le ragazze fanno presto a diventare donne. D'improvviso certe volte. Il segno si ha quando gli uomini si voltano a guardarle. Si voltano già. Ma fammi il piacere, chi vuoi che si volti? I tuoi amici, per esempio. Gegè è un matto, non l'hai ancora capito. Ma Renato non è matto. Renato? Già, ti dispiace? Ma certo, cioè io non... Ormai l'hai detto. Ehi! Sei l'uomo più antipatico che io conosca. Tu non sei un artista, ecco. Ma che dici? No, tu non sei un artista perché non capisci. Non vuoi capire, non potrai capire mai.